anche quest'anno lo Spi CGIL sostiene il campo di libera al Museo Cervi. Ne parliamo con Amabile Carretti dello Spi CGIL. Buongiorno. Buongiorno. E siamo collegati con Giovanni Mattia di Libera Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Allora, intanto chiedo ad Amabile Carretti perché avete deciso di sostenere questa iniziativa anche quest'anno. Beh, diciamo che da quando sono iniziati i campi a Casa Cervi, lo Spi CGIL ha sempre contribuito ad un aiuto, sia sul piano logistico, ma soprattutto anche sul piano del confronto con i giovani, sulle vecchie, le nuove resistenze, resistenza alla corruzione, resistenza alla mafia, ma anche resistenza al fascismo, a quello che è stata l'ingiustizia sociale negli anni bui della guerra. E quindi noi come pensionati facciamo da supporto, scambio di memoria, perché la memoria è impegno, la memoria è richiamare i giovani a resistere, a non mollare, a non cedere all'ingiustizia sociale. Per cui lo SPI non solo a Reggio Emilia, ma diciamo in tutta Italia, sono centinaia e centinaia le persone del sindacato pensionati che collaborano insieme a Libera, insieme a ARCI, insieme ad altre associazioni alla funzionalità dei Quindi non campi. solo voi a Reggio Emilia, ma tutti gli SPI in giro per Assolutamente. l'Italia. Per esempio, dello SPI di Reggio Emilia volontari, 5 aiuteranno e saranno insieme ai ragazzi a Casa Cervi, compreso il giorno della pasta asciutta antifascista, ma non solo. Abbiamo 2 compagne dello SPI che vanno in un campo dei beni confiscati alla mafia, da parte di Libera a Casal di Principe in agosto, e ne abbiamo altri 5 compagni e compagne dello SPI che vanno a settembre a Calalzo di Cadore, sempre in un campo, una ex colonia confiscata alla mafia. Ecco, Giovanni Mattia, spieghiamo come nascono e qual è l'obiettivo di questi campi rivolti ai giovani, ma non solo ai giovani, in cui si parla di legalità. Sì, Strade Libere è un progetto che Libera porta avanti da anni ormai. La missione è diversa, sono varie. Innanzitutto c'è l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie perché molti di questi campi vengono fatti da cooperative che lavorano su beni confiscati alle mafie, soprattutto al sud, ma anche a Torino ci sono diverse esperienze di questo tipo. E negli ultimi anni Libera ha sperimentato anche lo svolgimento di campi su beni comuni come Casa Cervi e tematici, nel nostro caso più sulla memoria, e parliamo appunto di resistenza al nazifascismo, oltre che di resistenza al radicamento mafioso in questo territorio. Quindi l'obiettivo è, uno degli obiettivi è quello di usare i beni confiscati alle mafie. E poi chiaramente sono campi di formazione e impegno, quindi molti di questi ragazzi e ragazze lavoreranno con le cooperative sui beni confiscati, si sveglieranno presto e coltiveranno la terra insieme ai soci delle cooperative. Nel nostro caso aiuteranno a servire e organizzare la pasta asciutta antifascista del 25 luglio. E chiaramente poi è formarsi sui temi più cari a Libera, quindi il contrasto culturale alle mafie, la memoria delle vittime innocenti di mafia, perché anche noi incontreremo Marisa Fiorani, ad esempio, che è la mamma di Marcella Di Levrano, uccisa dalla Sacra Corona Unita diversi anni fa. Quindi l'obiettivo è formarsi, ma anche impegnarsi innanzitutto al campo e poi eventualmente nel territorio in cui si ritorna dopo questa esperienza. Senta, ma lei è alla stazione di Sant'Ilario e sta aspettando i partecipanti, immagino. Esatto, sì, Oh sì. io faccio sempre questi collegamenti un po' rumorosi, ma stanno iniziando ad arrivare i ragazzi e le ragazze, è arrivato il primo, Alessandro, e sì, tra poco iniziamo gli spostamenti nelle varie stazioni a prendere tutti i 20 ragazzi. Che zaino, le Senta, ma cassette quanti metalliche. sono e quale sarà un po' il programma, in particolare appunto nel campo a Casa Cervi, è quello che ci riguarda più da vicino. Allora, i ragazzi e le ragazze sono 20, arrivano da tutto il centro-nord Italia. E, il programma prevede oggi ovviamente le presentazioni e la visita del Museo Cervi.
domani incontreremo il giudice Rat in tribunale, quindi ringraziamo il tribunale anche per averci concesso uno spazio lì dentro e parleremo del processo Emilia con uno dei giudici che ha scritto la sentenza del maxi processo. Poi andremo alle Reggiane perché il claim di quest'anno e questa sera è differente, quindi vogliamo parlare sì di memoria e resistenza al nazifascismo e al radicamento mafioso, ma parlando soprattutto di Reggio, del suo essere provinciale, ma anche diversa, orgogliosamente diversa, inclusiva. Vogliamo raccontare i cambiamenti che Reggio ha subito in questi anni, sia dal punto di vista demografico che urbanistico. Le Reggiane sono un esempio chiaro di come questa terra abbia lottato e come quei territori, quello spazio lì, sia cambiato negli anni. Poi incontreremo appunto Marisa Fiorani al Circolo Arci Stranieri, faremo un confronto con alcuni ragazzi e ragazze, soprattutto di origine straniera, che vivono in quel territorio. Faremo uno urban game a tema in giro per Reggio, poi il 25 ci sarà ovviamente la pasta asciutta, quindi siamo impegnati tutto il giorno nel supportare Casa Cervi nell'organizzazione di questo evento, con i nostri ragazzi e ragazze che serviranno i piatti. Alcuni l'anno scorso hanno vinto il gnocco, quindi lavoreranno davvero. E poi andremo su in montagna a parlare dei martiri della Bettola e di nuovo a incontrare Anna Castaldi, che è la sorella di Paolo, ucciso dalla Camorra nel 2000, e una vittima innocente. Anna vive a Reggio, quindi ogni anno sarà sia con noi nei vari giorni di campo che venerdì con un suo spazio specifico. Amabile Carretti, si diceva insomma dell'impegno su questi temi, dello SPI, della CGIL, è anche per voi una sorta di momento per vivere il campo, è vero che voi siete volontari, aiutate e accogliete questi ragazzi, però è anche un'esperienza per voi, immagino. Certo, un'esperienza anche molto importante perché è uno scambio tra generazioni e anche tra visioni, diciamo così, e modi di fare molto diversi rispetto a noi che abbiamo un vissuto, diciamo così, più antifascista, diciamo, rispetto a loro. Per cui la nostra funzione è anche quella di trasmettere la nostra memoria, ma nello stesso tempo di apprendere dai giovani il loro atteggiamento, come loro intendono resistere all'ingiustizia sociale, a quello che il governo sta facendo oggi, che sta smantellando. Esatto, e vogliamo parlare dell'oggi, del significato della Costituzione. Tra l'altro Mattia diceva che l'ultimo giorno si andrà su a Castelnuovo Monti. Quest'anno il campo è stato un po' costruito in corso d'opera, abbiamo dovuto fare dei cambi all'ultimo minuto, per esempio, e lo voglio ricordare, dovevamo venerdì fare l'incontro con Giacomina Castagnetti, immagino. Con la Castagnetti. Che ricordiamo è scomparsa proprio nelle ultime ore. Esatto, che è scomparsa ieri notte e quindi purtroppo avrete modo di ricordarla. Certo, e infatti andando a Castelnuovo faremo anche quello, però è stato un duro colpo perché per noi è stata una grande staffetta, è stata un pezzo di memoria importante per la nostra terra e importante la sua esperienza, i suoi ricordi, il suo modo di lottare contro le ingiustizie, come si sono svolte, da spiegare ai ragazzi. Tra l'altro, ricordiamo, è stata un'attivista dopo la guerra, ha sostenuto gli operai, esatto, nell'occupazione delle Reggiane, quindi anche rispetto alle battaglie dei lavoratori ha avuto un ruolo. Ha avuto un ruolo molto importante e a noi dispiace moltissimo non avere più, ma non solo per il campo ovviamente, ma non avere più quest'altro pezzo di memoria che un po' alla volta purtroppo è una cosa che succede, ma ci stanno un po' tutti abbandonando. Quindi abbiamo questo compito anche di tenere viva gli insegnamenti, la memoria di queste persone che hanno lottato dando tantissimi la vita perché noi potessimo vivere
con una Costituzione e in un paese di giustizia sociale, non di ingiustizia. Giovanni Mattia, torno da lei, poi la devo liberare e deve muoversi per andare a recuperare i partecipanti. C'è un messaggio da casa di un signore che dice: non posso non fare una citazione di De Andrea, Sant'Ilario, in onore di Libera. Il signore insomma fa questo collegamento e lo dedica a voi. Senta, tra l'altro appunto un'esperienza questa che dicevamo di Libera un po' in tutta Italia, è un'esperienza che va avanti da molto tempo. Sì. Che poi che risultati vedete? Che ragazzi vogliono tornare. Diciamo, ma alcuni risultati... Mi scusi, dice Amabile Carretti, i ragazzi vogliono tornare, dopo aver fatto un campo vogliono tornare. Sì, infatti gli presento, gli faccio, gli mandano un saluto anche Giulia, una nostra volontaria, Alessandro, che ha fatto il campo l'anno scorso ed è tornato, lui ne ha fatti alcuni sia l'anno scorso che quest'anno, un altro a San Lorenzo, quindi sì, vogliono tornare. Alcuni messaggi, alcune impronte sono evidenti, perché in tanti campi si riqualificano dei beni, si preparano dei graffiti che restano in alcuni quartieri un po' più complessi del territorio in cui i ragazzi e le ragazze svolgono il campo, quindi la loro impronta si vede. Quello che noi ci aspettiamo da loro è che continui il percorso di Estate Liberi con Restate Liberi, quindi che tornino nei loro territori ad impegnarsi. Quello speriamo sia l'impronta che più possa restare in loro e nei loro territori. Da Reggio tanti ragazzi e ragazze partono, teoricamente vanno sempre in provincia di Crotone, Isola Capo Rizzuto. La nostra speranza è che al loro ritorno possano impegnarsi con Libera o autonomamente con altre associazioni per lo sviluppo di questo territorio. E io ne approfitto per ringraziare ovviamente lo SPCGL per tutto il supporto che ci dà e parte attiva e integrante del campo, anche l'Auser che ci fornisce i pulpini con cui attenti andiamo a prendere i ragazzi e facciamo gli spostamenti. Quindi oltre a Istituto Cervi e Libera c'è lo SPI e l'Auser che comunque ci aiuta sempre. Prima di salutarvi, Amabile Carretti, abbiamo detto insomma il supporto vostro è operativo. Il supporto operativo è non solo quello di aiutare anche sicuramente durante la passata antifascista, ma anche nei momenti, diciamo così, che noi chiamiamo di gioco, perché quest'anno appunto, oltre alle iniziative, per esempio oltre alla CGL svolgere un ruolo all'interno delle reggiane nel momento in cui si andrà a spiegare che cosa sono state le reggiane, regaleremo ai ragazzi un ebook su Talk di classe dove col telefonino potranno leggere col QR code la storia, mostra. La mostra e la storia stessa delle reggiane. Quindi farete anche da guida, insomma. Esatto, ed è un omaggio che loro faremo a loro. Così come sosteniamo il fatto del trasporto a Castelnuovo Monti, ai martiri della Bettola, e se c'è bisogno anche nel momento in cui c'è da fare la stessa pasta asciutta. Voglio aggiungere una cosa, sì? Che come tutti gli ultimi 4 anni, perché è il quarto anno che a Casa Cervi con l'interruzione del Covid si è fatto un campo stanziale, no? Sui diciamo così 200 campi che ci sono in tutta Italia e che coinvolgono oltre 4.000 giovani e centinaia di ragazzi. Ci sono anche alcuni compagni di Parma, dello SPI di Parma, che ci saranno anche oggi alla presentazione e che ci aiuteranno anche loro nella logistica, nell'accompagnare a pranzo, a casa, in palestra, a dormire, che un po' tutte le attività, diciamo così, per gestire e per non annoiare i 20 ragazzi che sono con noi. Vi devo salutare, grazie ad Amabile Carretti, grazie Giovanni Mattia, ci fa rivedere i partecipanti al corso, che li salutiamo. Grazie mille, a presto. Grazie a voi.